tutte le volte questi, no? Onorevole, buonasera! Buonasera. Tutto bene? Dove vanno? Dove lo portano? Ma non si fa così a fare le guardie del corpo. Ma cosa la proteggono? Dai moscerini, dagli acari? Che rischi ci sono? Le misure di sicurezza sono. Per confonde! Ma lui è un po' pazzo, è Max Hedrom sembra. Ma come si fa a portare? Vabbè, basta! Onorevole, buonasera! Ancora! Chissà quale importante monito per la nazione è venuto. Buonasera. Tutto a posto. Avete un fiatone che sì. E siete guardie del corpo. Vabbè, c'è da dire che un passo loro. Buonasera. Tristezza. Cominciamo. Sì. Se proprio dobbiamo. Che simpatia. Cosa? Con l'altro la simpatia. Mi sembrava. Un uomo. Certo. Di razza? Di razza bianca caucasica. Caucasica, per l'esattezza. Rispettato e rispettoso. Paziente e pacioso. Nervino e nervoso. Pure, sì. Vabbè, poi? Acuto e acquoso. Sì. Pirla e pirloso, lo vogliamo mettere? Allora... No, si scherzava. Vabbè, però se siamo permalosi. Neanche McEnroe a Wimbledon faceva così, non lo so. Prendiamo in giro, prendiamo. Vabbè, così. Eravamo rimasti a Pirla e Pirloso, se non ricordo male. No, non glielo dire che poi va via di nuovo. Geneticamente predisposto al tradimento. Ma sì? Certo, diamo la colpa alla genetica. Certo, l'uomo è cacciatore. Il cui unico difetto è di non averne. I difetti? Ma le chiediamo scusa. Creando contemporaneamente intorno alla sua persona stima e gelosia. Sì, certo. Iridescenza, stridore, bramosia. Epicondilosi. Epicondilosi. Cosa c'entra? Non gli sta in testa stamattina. Epicondilosi. Non mi sta in testa. Mi risulta essere il gomito del tennista. Credo anch'io. Però. Come faccio a crearlo intorno a sé? Vabbè. Se quest'uomo, quando dico quest'uomo, dico un grande uomo. Certo. Modesto poi. Che crea scompenso al suo passaggio. Dove? Facendo sentire la massa mediocre e colma di disistima. Ma per favore! Decide di elevare le masse informi e ignoranti pronunciando la sua frase taumaturgica. Ah! Taumaturgica? C'ha una frase taumaturgica questo grande uomo. E sa anche cosa vuol dire taumaturgica? No. Ecco. Ne mecchite pa. Ah, è sua, questa frase. Non è sua questa frase, comunque. E la folla va in visibilio. Certo. Visibilio. L'ha già detto. Trisibilio. Addirittura. E qualcuno anche a puttane. No, per festeggiare. Senta, momento, onorevole, Un errore. Ma che come un errore? Scusate. Sta gente veste male che ha barba, onorevole. Scusi, onorevole. Contro la violenza, ma... Tutto a posto. Non si può neanche portare avete la barba. Avete picchiato un uomo senza motivo, Quando ce n'è uno lì da picchiare proprio in mezzo a voi. Che di motivi ce ne sono 500. Verremmo a darvi una mano anche noi, Dove eravamo rimasti, onorevole? Non mi ricordo. Eravamo rimasti a puttane. No, sì, vabbè, comunque. Se. Piano con quei se però, Sì. Quest'uomo decide ipocritamente di passare una serata con sua moglie. Perché ipocritamente? Una donna che vive dei tuoi avanzi. Ma dimenticandosi di ringraziarti. Eppure. Adesso. E. Nel tentativo di salvare demagogicamente un rapporto ormai putrefatto. Addirittura. Che immagine sgradevole. Nel momento di maggiore falsità, cioè? Quell'uomo le chiede di fare l'amore. Questa è la falsità. E lei gli risponde che ha le sue cose. Può succedere, E gentilmente le ricordo che tutte le cose che ha sono mie. No, pure quello non ha niente. Ma la vogliamo smettere? E mentre tenti di salvare una serata già compromessa, leggendo il tuo tex preferito, qual è? Mefisto sormonta la stagista. Non me lo ricordavo. Anch'io l'ho perso. L'indisposta ti chiede di farle le coccole. Sì? È finita! Povera donna. Non condivido io.
meglio, eh? Infatti. Proprio non dove cos'è? Basta che se ne vada. Partita la 4x4 di. No, allora vedetelo lì che parla. Portatelo via. Ecco, forse meglio. Ecco di lì. Lasciate stare quell'uomo! No, no. Poverino! Scusate? Ma chi siete? Buonasera! Buonasera! Chi siete? Che bei gondini! Ma non possiamo parlare perché se ci vede il padrone ci frusta con la corda bagnata! Ma no! Ma che foto che c'è! Ma sei cambiatissima, così hai 20 anni qua, eh! No, questa qui è la foto di Balotelli!